Carcere fino a 3 anni per gli atti vandalici contro opere d'arte o bellezze storiche, lo prevede la proposta di legge contro gli ecoattivisti imbrattatori firmata da Fratelli d'Italia. Essendo il reato previsto dall'articolo 635 del codice penale sul danneggiamento e prevedere la possibilità di applicare una sorta di daspo urbano a questo tipo di condotta, dice il senatore Marco Lisei, primo firmatario, multa dei 500.000 euro per chi trasgredisce al divieto di avvicinarsi ad edifici sottoposti a tutela. La proposta di legge in fase di stesura dovrebbe approdare nei prossimi giorni in Commissione Giustizia a Palazzo Madama.